È finita da poco la fase provinciale della mobilità che è stata compressa in 2 settimane, anzi 10 giorni, creando molti problemi a chi deve fare domanda anche a causa di un sistema che era spesso intasato e quindi ha tolto il sonno a molti colleghi. A breve comincerà la fase nazionale in cui, alla quale potranno partecipare tutti i docenti, anche coloro che hanno già fatto domanda provinciale. Ricordo che c'è una fase, diciamo, delle precedenze ben precise, cioè tutti coloro che sono passati ruolo prima del 2014 potranno fare domanda in tempo provinciale anche in deroga al vincolo dei 3 anni. Per loro, solo per loro, solo per chi è già di ruolo, potrà essere possibile fare domanda in tempo provinciale avendo la possibilità di avere la titolarità in una singola scuola, cioè chi è di ruolo nella provincia può fare domanda in un ambito fuori provincia e nel primo ambito potrà inserire le scuole comprese in quell'ambito. Se verrà accontentato, la titolarità verrà assegnata alla singola scuola in quell'ambito, altrimenti invece se verrà accontentato al secondo, terzo e quarto ambito avrà titolarità dell'ambito e dovrà aspettare una chiamata da parte del dirigente. Cosa che dovrà fare certamente tutti coloro che sono passati in ruolo nella fase B, C e anche nella fase 0 e A che hanno già fatto domanda provinciale, appunto. Per loro potranno indicare, gli ambiti sono 450 circa, e loro potranno, ognuno potrà indicare 100 diversi ambiti e oltre a questi 100 ambiti inserire altre 100 province. In qualche modo dovrà essere coperto l'intero territorio nazionale, quindi più che di mobilità interprovinciale si deve parlare di mobilità nazionale a tutti gli effetti, appunto. Per questi colleghi avranno la titolarità in ambito e quindi saranno scelti, insomma, a seconda dove andranno, dovranno poi all'interno di quell'ambito aspettare la chiamata da parte del dirigente e in assenza di questa potranno accedere ai posti rimasti non occupati da parte dell'USR della propria regione.